Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Sono 354 i nuovi casi positivi al Covid registrati ieri in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale purtroppo a 2573. I dimessi o guariti sono 66 in più. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 285. 5 in più, 90 pazienti, 5 in più sono ricoverati in ospedale in area medica, 11, 1 in meno sono in terapia intensiva, gli altri 3.128, 281 in più sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Eseguiti 5.701 tamponi molecolari e 11.355 test antigenici con tasso di positività al 2,07%. I dati sono pesantissimi, superiamo i 350 positivi. Erano molti mesi che un numero del genere non compariva nei nostri dati. Fino all'altro ieri la media era intorno ai 150 e qualche punta sopra i 200. Questo balzo improvviso è preoccupante, per questo ho convocato l'unità di crisi. Sono le parole del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine dell'allenamento con i ragazzi della Micacci Basket in carrozzina a Chieti. Finora, ha tenuto a precisare Marsilio, i presidi ospedalieri non sono particolarmente sotto pressione, anche se c'è stato un raddoppio di occupazione dei posti letto. Le percentuali però, dice, restano sotto soglia e questo ci permette di dire che abbiamo ancora un margine di sicurezza prima di rischiare passaggi di fascia di colore. A chi gli chiedeva se fosse disposto a mettere in atto restrizioni particolari per chi non è vaccinato, ha aggiunto il presidente della giunta regionale, che si è mostrato piuttosto cauto, si può porre il tema delle restrizioni se un domani dovessimo trovarci in situazioni di estrema criticità nelle terapie intensive, allora sarebbe corretto riflettere sulla possibilità di imporre restrizioni particolari. È un tema che però si deve porre solo se arrivasse. Ora si fa un gran polverone di chiacchiere facendo paragoni impropri con paesi che hanno, ripeto, 20-30 punti in meno di vaccinazione e un problema più serio di contenimento. Riguardo al piano nazionale di ripresa e resilienza, spesso si favoleggia sulla pioggia di risorse che ne deriverebbero. Se si pensa che l'intero piano nazionale di ripresa e resilienza vale circa 200 miliardi e che ad oggi le esigenze di ammodernamento del sistema infrastrutturale movimenterebbero un volume di circa 21 miliardi di euro solo per l'Abruzzo, si comprende come questo quadro di esigenze non sia possibile soddisfarlo con questi fondi. Perché poi vanno considerati anche gli altri settori, a partire da sanità, innovazione, digitalizzazione, dissesto idrogeologico e molto altro ancora. Lo ha dichiarato il presidente della giunta regionale Marsilio, sempre ieri pomeriggio a Chieti, in un convegno promosso da Confartigianato Chieti L'Aquila con l'Università d'Annunzio e lo sportello di informazione comunitaria Europe Direct Chieti, iniziativa alla quale hanno preso parte anche l'europarlamentare Raffaele Fitto, il commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016 Legnini, il direttore politiche economiche Confartigianato Imprese Panieri e il direttore generale di Confartigianato Chieti L'Aquila Giangiulli. Recentemente, nel corso di un incontro bilaterale con il ministro delle infrastrutture Giovannini, ha detto ancora Marsilio, come regione abbiamo presentato la lista delle esigenze infrastrutturali che occorrerebbe soddisfare per avere una regione efficiente e dinamica. Mi riferisco all'ammodernamento dei porti, allo sviluppo dell'aeroporto, ai collegamenti ferroviari, alle autostrade, agli interporti, a tutta la logistica, alle connessioni e a tutti i livelli di comunicazione che servono al nostro territorio per portarlo fuori dalla
stagnazione dell'economia dopo anni e anni di sviluppo. Del resto, ha detto ancora Marsilio, nessuna infrastruttura è stata più realizzata, ma a dire il vero, sul capitolo strade il PNRR non solo non interviene, ma addirittura scoraggia totalmente, perché nella filosofia ispiratrice del New Green Deal, dell'innovazione digitale e della transizione ecologica, la realizzazione di strade è qualcosa di vecchio, di superato. E allora, per colmare questo gap, questo distacco, ha spiegato Marsilio, e realizzare alcuni interventi più tradizionali, abbiamo convinto il ministro a fare degli investimenti sul fondo complementare, dove c'è una maggiore libertà da parte dello Stato. Il PNRR, ha concluso Marsilio, resta comunque un'operazione fortemente dirigista da parte del governo, e a tal proposito, come emerso anche nella conferenza Stato-Regioni, le autonomie locali contestano il sistematico scavalcamento di ogni livello territoriale, che in diversi casi appare anche in palese conflitto con le attribuzioni costituzionali. La cronaca: un uomo di Montesilvano gravato da diversi precedenti, accusato di reiterati maltrattamenti nei confronti della compagna, avvenuti anche alla presenza della figlia e aggravati dall'abuso di alcol. I carabinieri della stazione di Miglianico hanno dato esecuzione all'ordinanza del divieto di avvicinamento alla compagna, alla figlia e ai genitori, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti nei confronti, appunto, dell'uomo di Montesilvano. E un uomo di 48 anni è stato portato nella casa circondariale di Lanciano dai carabinieri della stazione di Bucchianico dopo aver raccolto la richiesta di aiuto della coniuge, una 45enne. Tempestiva la risposta dei carabinieri e dell'autorità giudiziaria nei confronti dell'uomo, alle spalle numerosi precedenti di polizia e già in detenzione domiciliare per altri reati, come disposto dalla Corte d'Appello dell'Aquila, una misura che sarebbe terminata nel 2023. Ammontano a circa 600.000 euro le risorse messe a disposizione dalle strutture che operano nei servizi educativi per l'infanzia e scuole di infanzia paritarie, che hanno subito perdite durante il periodo di chiusura totale nella primavera del 2020. Si tratta nello specifico della riapertura dell'avviso pubblicato dell'aprile scorso e per il quale sono state utilizzate tutte le risorse finanziarie. La realizzazione di economie nell'avviso, spiega l'assessore regionale all'istruzione Pietro Quaresimale, mi ha spinto a chiedere alla giunta regionale di destinare le risorse non utilizzate alla ripetizione del bando pubblico senza modificare i termini del primo avviso. La giunta regionale ha dato il suo via libera, di qui la decisione di riaprire i termini per quelle strutture dell'infanzia che non hanno avuto modo di presentare domanda, o se lo hanno fatto sono incappate in qualche errore procedurale non sanabile che non ha permesso di accedere ai finanziamenti. La riapertura dell'avviso, aggiunge l'assessore, non modifica i requisiti per accedere al finanziamento, per cui le strutture che rispondono potranno ottenere un contributo massimo di 150 euro per ogni bambino iscritto alla struttura alla data del 29 febbraio 2020. Possono presentare richiesta di contributo le scuole dell'infanzia paritarie, i nidi e i micro nidi, le sezioni primavera, i servizi integrativi che non hanno presentato domanda ammessa a finanziamento in riferimento al primo avviso pubblicato lo scorso aprile. L'assessore all'istruzione della Regione Abruzzo, Pietro Quaresimale, sarà il rappresentante della Conferenza delle Regioni in seno all'Osservatorio Nazionale sull'edilizia scolastica. Lo rende noto il componente della Giunta dopo la decisione della Conferenza delle Regioni. In particolare, Quaresimale rappresenterà le regioni italiane all'interno di un organismo che assume un'importanza rilevante in tema di sicurezza degli edifici scolastici e in tema di individuazione dei criteri per l'assegnazione di risorse provenienti dal PNRR. È un organismo importante per lo sviluppo e il rafforzamento dell'edilizia scolastica, ma soprattutto la presenza permette di avere un punto privilegiato di osservazione per capire come si muovono le dinamiche legate all'edilizia scolastica, ambito di intervento di vitale importanza per l'Abruzzo, in ragione soprattutto della sismicità di gran parte del territorio regionale. Via libera del tavolo nazionale del Ministro dello Sviluppo Economico alla vendita di Bluetech, l'azienda che ha un sito produttivo ad Atessa che opera nel campo della componentistica automotive.
Lo rende noto l'assessore alle politiche del lavoro quaresimale, che ieri ha preso parte a Roma al tavolo nazionale da 2 anni attivato sulla vertenza Blue Tech, che in Italia interessa 4 siti industriali per un totale di oltre 1.000 lavoratori. Il dato positivo è che il passaggio di proprietà non comporterà contrazioni in termini occupazionali, chiarisce Quaresimale, e mi sembra, dice, questo già un ottimo risultato. Inoltre il tavolo di ieri ha confermato che l'acquirente sarà il gruppo Magnetto, che assorbirà, per quanto riguarda lo stabilimento di Atessa, tutti e 200 i lavoratori interessati. Secondo quanto emerge dal tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico, la tempistica prevede la chiusura delle procedure di vendita entro metà dicembre. E si è tenuto ieri l'incontro tra le rappresentanze sindacali provinciali di FIM-UILM, UGLM e le RSA, la direzione aziendale dello stabilimento di Sulmona, e i vertici di La Marelli Italia, come previsto dal verbale d'incontro sottoscritto dalle segreterie dei sindacati lo scorso 9 giugno. L'azienda ha fornito dettagli sugli investimenti annunciati il 24 febbraio e realizzati per più del 96%, mentre sono in implementazione gli ulteriori investimenti per un totale di 2 milioni e mezzo di euro per le attività legate al Ducato 250 relativi al cliente Gliwice in Polonia. Inoltre è confermata la fornitura per il cliente Messico, e un'ulteriore notizia è stata data dalla direzione aziendale, riguarda l'assegnazione per rinnovo contrattuale per altri 5 anni di tutte le attività legate al Ducato. Commentano i rappresentanti sindacali: l'annuncio è fondamentale per il futuro del sito sulmonese, si tratta di un risultato frutto del lavoro e della professionalità che hanno espresso tutte le lavoratrici e i lavoratori, a discapito delle sirene che qualche settimana fa urlavano la chiusura del sito. Il prossimo anno lo stabilimento Peligno compirà 50 anni di attività industriale. E siamo al meteo. Sull'Abruzzo si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, con nuvolosità in graduale attenuazione durante la mattinata. Temperature in diminuzione nei valori minimi, in aumento in quelli massimi, venti deboli dai quadranti settentrionali e mare generalmente mosso. I dati sono di abruzzometeo.org. È tutto, grazie per averci seguito, a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.